Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Non essere cattivo, film postumo di Claudio Caligari, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film in lingua straniera. Ora non resta che attendere il 14 gennaio per sapere se riuscirà ad ottenere la nomination. Il film, presentato con successo fuori concorso a Venezia, racconta i ragazzi di vita ad Ostia negli anni 90, fra sballo e pasticche. Intanto, a pochi giorni dal Forum Mondiale sullo sviluppo economico locale in programma a Torino, sta per partire la 18ª edizione di Cinema Ambiente Movie Save the Planet, che si terrà dal 6 all'11 ottobre. In programma un centinaio di documentari provenienti da tutto il mondo. Il festival verrà inaugurato dall'anteprima internazionale di 10 Billion What's on Your Plate del tedesco Valentin Thurn sul tema di Expo Il cibo nel futuro. E nel futuro di Vin Diesel ci potrebbe essere la regia di Fast and Furious 8, lo ha fatto sapere sulla sua pagina Facebook il suo socio e produttore della serie Neil H. Moritz. Se avete seguito le Vision News negli ultimi giorni saprete che la Universal sta giusto cercando un regista per il film. Diesel al momento non prende posizione ma sonda l'opinione dei suoi fan dai social, come ha sempre fatto. Su Facebook l'attore annuncia che il prossimo sarà il primo film di una trilogia che concluderà la serie. A proposito di seguiti, il regista della rilettura al femminile del mitico Ghostbusters, Paul Feig, ha annunciato che nel film ci sarà anche Sigourney Weaver, star femminile dell'originale e del sequel dove interpretava Dana Barrett. Anche Bill Murray e Dan Aykroyd, lo ricordiamo, appariranno con dei cameo. Mentre 10 piccoli indiani di Agatha Christie potrebbe diventare il prossimo film diretto da Morten Tildum, il regista di The Imitation Game. Pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1939, è il libro giallo più venduto di sempre e forse l'opera più famosa della scrittrice britannica. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!